Le lenticchie, sì, le conosciamo bene, sono buone, le mangiamo a Capodanno, ci portano tanti soldi, ma quanto effettivamente fanno bene? Dobbiamo mangiarle una, due volte a settimana? E cosa succede al nostro corpo se dovessimo mangiarle tutti i giorni? È vero che esagerare non va bene e potrebbero portarci a disturbi gastrointestinali, a un po' di flatulenza? Insieme andiamo a scoprire in questo video come può cambiare il tuo corpo quando mangi le lenticchie tutti i giorni. Alma Fisio, curare, non trattare. Finalmente pochi mesi fa, gennaio 2024, è uscito uno studio per analizzare che cosa succede alle persone sovrappeso quando mangiano le lenticchie tutti i giorni. Sì, perché da una parte si sa che i legumi fanno bene ed è raccomandato di mangiarne almeno una o due volte a settimana, ma nello specifico non è ancora chiaro che cosa possa succedere a una persona sovrappeso con un disturbo metabolico se mangia le lenticchie tutti i giorni. Come andranno i suoi profili lipidici? Come cambierà la sua glicemia? Dimagrerà? Aumenterà di peso? Avrà dei disturbi gastrointestinali? Finalmente questo gruppo di ricercatori americani ha seguito per 3 mesi due gruppi di persone simili nei disturbi, ovvero sovrappeso, di età compresa tra i 18 e i 70 anni, con una circonferenza della vita maggiore di 100 cm per gli uomini e maggiore di 89 cm per le donne, e con dei livelli di trigliceridi a digiuno superiori a 150 mg per decilitro, ovvero un sottogruppo di persone con un disturbo metabolico, che potrebbero poi sviluppare diabete, infiammazione cronica e tutte quelle patologie croniche correlate a questi problemi. Le raccomandazioni del Dipartimento di Agricoltura degli Stati Uniti consigliano a tutte le persone di mangiare almeno 300 grammi di legumi alla settimana. In questo studio, però, sono voluti andare oltre. Hanno dato ai partecipanti 980 grammi di lenticchie alla settimana, circa 1 chilo alla settimana, che sono 12 kg in 3 mesi, che si è suddiviso a circa 140 grammi di lenticchie ad ogni pranzo. Da una parte il gruppo di controllo mangiava per esempio il pollo al curry, il tacchino con le verdure, dall'altra parte invece il gruppo lenticchie lo stesso piatto, ma al posto della carne le lenticchie. Si è esaminato poi la circonferenza della vita, il grasso viscerale, il peso totale, i livelli di trigliceridi prima e dopo il pasto e anche i livelli di glicemia prima e dopo il pasto, proprio per capire come le lenticchie potessero influenzare in meglio o in peggio i livelli metabolici di queste persone. In aggiunta, i ricercatori hanno fatto una cosa molto interessante. Tra il secondo e il terzo mese hanno sottoposto tutti gli individui a un pasto molto ricco in grassi saturi. Un pasto che è riconosciuto da tutta la comunità scientifica per essere pro-infiammatorio, per aumentare tutti i marker dell'infiammazione nel sangue delle persone che lo fanno subito dopo averlo mangiato. In questo modo, molto intelligentemente, volevano capire se consumare lenticchie abbassasse anche i livelli di infiammazione cronica. Questi sono stati i risultati. Dopo 3 mesi nel mangiare tutti i giorni lenticchie, appunto 140 grammi di lenticchie ad ogni pranzo, il gruppo delle persone con lenticchie ha avuto un abbassamento medio di 0,11 millimoli per litro del colesterolo totale e una diminuzione di 0,03 millimoli per litro delle LDL, il colesterolo pro-infiammatorio, quello cattivo, mentre invece il gruppo di controllo ha avuto un aumento di 0,39 millimoli per litro del colesterolo totale e di 0,29 millimoli per litro delle LDL. Anche i livelli di glucosio postprandiale sono stati migliorati nel gruppo lenticchie e peggiorati nel gruppo di controllo. Si è verificato infatti un aumento di 0,10 millimoli per litro nel gruppo di controllo e una diminuzione di 0,67 millimoli per litri nel gruppo lenticchie. E cosa è successo invece dopo il pasto ricco in grassi, questo pasto pro-infiammatorio? Nel gruppo lenticchie si è verificata una marcata diminuzione della risposta infiammatoria con dei ridotti livelli di interleuchina 1 e interleuchina 17, ma oltre a questo anche livelli sensibilmente ridotti di interleuchina 6, interleuchina 10, fattore di necrosi tumorale e anche di proteina C reattiva. Questi che magari a te potrebbero suonare come parametri sconosciuti, in realtà sono parametri essenziali proprio per capire se sei infiammato cronicamente oppure no.
se il tuo corpo ogni giorno lentamente si rovina? Sì, perché quando sei costantemente infiammato, le tue cellule degenerano prima, crei più sostanze tossiche di scarto ed essenzialmente invecchi più precocemente e sei a maggior rischio di tutti i tipi di malattie. Se vuoi comunque approfondire che cos'è la proteina C reattiva e quanto sia importante ridurre l'infiammazione cronica, puoi trovare un video cliccando qui in alto. Ma arriviamo adesso alla domanda che probabilmente anche tu ti stai facendo. Sì, abbiamo capito, dobbiamo mangiare i legumi, quelli fanno bene, ma poi come la mettiamo coi disturbi di stomaco? Perché a me mi gonfiano la pancia, mi fanno venire aria, mi fanno avere dei disturbi. Io non posso mangiare tutti i giorni i legumi e tantomeno le lenticchie. Ebbene, in questo studio i ricercatori hanno anche mandato dei questionari a tutti i partecipanti per capire quali fossero i loro livelli di fame e di sazietà a distanza di 3 ore dal pasto e un questionario serale per capire come ogni partecipante avesse affrontato la giornata e avesse avuto o meno disturbi gastrointestinali. La risposta anche in questo caso è stata estremamente positiva, perché il gruppo lenticchie ha avuto gli stessi livelli di soddisfazione e di sazietà del gruppo che mangiava la carne. E ancora una volta lo stesso gruppo lenticchie ha avuto gli stessi disturbi, non ha avuto nessun peggioramento dei disturbi gastrointestinali rispetto invece al gruppo di controllo. Sottolineando quindi che esiste un enorme falso mito riguardante i legumi in generale, in cui ancora oggi si crede che questi facciano male, facciano venire aria in pancia e se soffro di diverticoli o di problemi gastrointestinali dovrei limitarli. Questa cosa sembra non essere vera, da questo studio sembra essere confermato che tu mangi un pasto qualsiasi, un pasto ricco di carne o un pasto di legumi, i tuoi disturbi se ce li hai rimarranno più o meno simili. Ma senza dubbio, mangiare i legumi migliorerà i tuoi profili lipidici, migliorerà i tuoi livelli di infiammazione e ti aiuterà a controllare la glicemia. Concludo io adesso facendo una piccola riflessione personale. Ovviamente se sei in sovrappeso o se comunque vuoi controllare il tuo giro vita e ridurre il grasso viscerale, non c'è bisogno di essere estremi e mangiare solo e sempre lenticchie tutti i giorni, come l'ho fatto in questo esperimento. La dieta variata va benissimo, è la cosa migliore per tutte perché ogni legume ha qualcosa di speciale dentro di sé, ma sicuramente aumentare i tuoi livelli di legume quotidiani e sostituire quando puoi le proteine animali con proteine vegetali come appunto i legumi è una scelta saggia che ti aiuta ed è associata anche a un aumento della longevità e una riduzione del rischio di cancro, specialmente quello al colon. Questo studio però ci dà la tranquillità che anche se tu per condizioni estreme dovessi mangiare tutti i giorni lenticchie, il tuo corpo ne reagirebbe molto positivamente, avresti dei benefici perlomeno dopo 3 mesi o dopo un anno, visto che il follow up è stato fino a un anno dopo. Per i cambiamenti a lungo termine ancora non esistono studi, li aspetteremo, ma questi primi risultati ci danno ancora una volta la conferma che un'alimentazione basata su alimenti di origine vegetale non trattati, come la dieta mediterranea, è sicuramente una scelta saggia, utile, che ti porta alla longevità e alla riduzione delle malattie. Adesso invito te a commentare qui sotto se mangi spesso le lenticchie, se ti piacciono, in quali ricette le utilizzi e se dopo questo video inizierai a mangiarle più frequentemente. Io prima di salutarti ti lascio con 2 notizie. La prima è in tutte le librerie il mio libro Sollievo Cronico, in cui parlo delle mie esperienze personali, del rapporto che ho avuto con alcuni pazienti, come li ho aiutati a uscire dalle proprie difficoltà, attraverso anche degli esercizi pratici che potrai trovare proprio all'interno di queste pagine. La seconda invece è che ancora una volta ringrazio voi, tutti i miei abbonati, che ogni mese mi sostengono con un piccolo contributo. E se anche tu vuoi farlo puoi cliccare qui sotto sul pulsante abbonati. Per oggi è tutto, ciao e grazie.